Era tempo che la terrazza più bella di Fano attendeva un lifting approfondito per restituire ai fanesi e ai turisti in vacanza in questi giorni a Fano le medievali mura e gli spazi verdi e al loro sacrosanto aspetto decoroso e monumentale che debbono avere. Scritte vandaliche con la vernice spray, luogo di smercio di stupefacenti, alcova di disperati senza tetto. Il Pincio e la sua meravigliosa terrazza in questi ultimi tempi è stato tutto tranne che un gioiello di famiglia di cui far bella mostra. Ora tutto invece è ritornato al suo stato originario di decoro. E abbiamo provveduto a una pulizia delle scritte che, diciamo, i vandali avevano messo su queste mura. Grazie al Regresso Arti, che è stato incaricato dal Comune di Fano, abbiamo cercato di sistemare il fondo portando della ghiaia nuova. Stiamo sistemando anche gli alberi, che in alcuni casi erano molto importanti, molto grossi, quindi avevano dei rischi. Proprio oggi stiamo intervenendo, stiamo preparando quindi il Pincio e lo stiamo tirando a lucido perché possa accogliere gli eventi, i turisti e i fanesi che vorranno viverci.